Ok, altro innesco, anche questo è un innesco molto tradizionale, una pallina da 20 mm. Perché una pallina singola? Non c'è un motivo particolare, io sto affrontando questa sessione pescando a boiler, naturalmente, e alterno i miei inneschi tra omini di neve e boiler singola, quindi due canne con due omini di neve e una boiler singola. In questo caso una boiler da 20 mm montata su un piccolo amo del numero 8, anche in questo caso voglio che il pesce non si accorga assolutamente né del peso dell'amo né della parte metallica che eventualmente potrebbe avvertire aspirando la pallina e sentendo l'amo, quindi potrebbe anche risputarla, spesso succede, quindi in questo caso l'amo è molto piccolo e sicuramente il pesce, una volta che andrà ad aspirare questa pallina, non si accorgerà assolutamente di questo tranello. Il rig, come vedete, è abbastanza lungo, sono circa un centimetro, proprio perché essendo l'amo così piccolo l'effetto ombra causato dalla pallina in questo caso è inesistente. Su questo terminale e anche sugli altri terminali uso una treccia da 15 libbre. Premetto una cosa, nel caso che durante la puntata vediate una barca, la barca l'abbiamo soltanto autorizzata naturalmente dal comune di Spoleto per realizzare le riprese che durante la puntata voi vedrete, ok? Le riprese della diga, proprio perché è una diga molto bella, molto particolare, in questo momento piena di acqua e quindi merita veramente tanto riprenderla e farvi vedere quelle che sono le caratteristiche proprio di questo ambiente così naturale e bello. Fatto questo chiarimento, che ritengo sia doveroso, vorrei fare un piccolo accenno su quello che io ritengo oggi possa succedere in questa sessione, perché purtroppo, come ho detto poco fa, le condizioni del tempo non ci aiutano. Quindi, probabilmente, vista l'acqua molto fredda, vista l'assenza di sole, visto il vento, vista la pioggia, sono quasi sicuro che qualche pesce, se mangerà, o al tramonto, quando la luce inizierà a calare, quindi quando verrà fuori il buio, o di notte, perché sarà quello il momento dello scambio termico dell'acqua, che l'acqua calda della superficie, più calda della superficie, scende verso il fondo. L'acqua all'inizio di questa sessione era 8 gradi, 10 minuti fa l'abbiamo misurata, era 9 gradi, quindi significa che c'è stato già un piccolo miglioramento della temperatura dell'acqua. Questo può essere positivo, però ancora non lo sappiamo, lo vedremo soltanto nelle prossime ore di questa sessione.